amici di Unica TV, buona serata, benvenuti a Paddock con tanta voglia di motori, tanta voglia di parlare di quello che è successo in una domenica molto molto agitata, due gare diverse per tipologia, una Formula 1 che è entusiasmata, una MotoGP che fa discutere e tanto, ne parleremo nella seconda parte di MotoGP. Nella prima parte invece ritroviamo i nostri amici, Daniele Galbiati qua in studio con me, ciao Dani. Ciao, buonasera a tutti, buonasera. Saluto anche Patrizio Cantuccio, buonasera, buonasera a tutti. Benvenuto, grazie. Collegati dalle loro magioni, che meraviglia, beati loro. Uno è, si innaffia di Lambrusco, il Lambrusco migliore, quello delle tenute campana d'Italia. Ciao Sergio. Ciao, ciao a tutti. Grazie per essere con noi Sergio, ti strappiamo dai tuoi lavori con i trattori, quel ragazzo lì è il ragazzo di campagna. È il ragazzo di campagna più veloce del mondo, però più veloce del mondo. Certo. E l'altro lo ritrovo con piacere, finalmente siamo riusciti a andare, dobbiamo andare a scovarlo a casa sua, ma prima o poi arriviamo proprio lì fisicamente, Beppe. Ti veniamo a beccare, facciamo una puntata con tutti voi di quella zona e ci divertiamo di brutto. Beppe Gabbiani, ecco. Un caro amico, ciao, ciao Beppe, come stai? Ciao a tutti. Tutto bene? Ben arrivato. Beppe, mi senti? Tutto bene? Ok, so che però c'è un Beppe, c'è un, scusa, un Gabbiani Junior che vince, no? Mentre tu ormai sei vecchio. Certo, sì, per fortuna che ce n'è uno che vince. Gian Maria ha vinto il campionato italiano Rally Cross con la Skoda, assoluto, sono felicissimo. È bravo, anche perché due settimane fa ha vinto il campionato con le moto Dirty Track di Speedway, anche il campionato debuttanti l'ha vinto. Quindi diciamo che oltre ad aver vinto i mondiali in barca, ha vinto in moto, adesso ha vinto ancora di quindi è molto meglio del papà, vince ovunque. Vabbè, gli mancano i monopattini elettrici. Meglio. Esatto, mancano i monopattini elettrici. Gian Maria, buttati anche su quelli. No, ma forse faceva qualcosa anche con... No, quello era uno scherzo. Vabbè, parliamo di Formula 1 adesso. No. Complimenti a Gian Maria. Allora, bravo, parliamo di Formula 1. Ci sono reclami. No? Parliamo di gara o parliamo di reclami, non reclami? Gara, dai, parliamo di gara, dai. Di gara, io vorrei partire subito dall'inizio perché voglio la vostra, la vostra idea su Sainz e la partenza, perché io ragazzi, io su Sainz e la punizione a Russell, io non sono, penso di non essere d'accordo con tutti voi, secondo me lì la stupidata l'ha fatta Sainz, è partito male, poi è andato a cercare un incrocio per tentare un risorpasso che non sarebbe mai riuscito a fare su Verstappen, no. E poi lì, boh, Russell è arrivato lungo, secondo me, non lo so, io ci vedo che Sainz in due gare ha fatto 2 chilometri. E questo non è un bel, non è una bella media. No, ditemi voi la vostra opinione. Parto dal direttore di gara, direttore. E poi andiamo dai piloti, da Patrizio. Sì, indubbiamente Sainz è partito male, abbiamo visto la partenza un po' titubante. Lui definisce che la Ferrari è partita male, la Ferrari parte male. E comunque al di là di questo è arrivato in ritardo alla prima curva, si è allargato, poi è arrivato Russell che era più lungo di lui e lo ha colpito. Io credo sempre che, come ti dico da tempo, bisogna dividerne la volontarietà nell'incidente causale. Cioè, se c'era proprio una volontarietà da parte di Russell di colpire il pilota con una manovra, eccetera, allora il pilota meritava un drive-thru, cioè un passaggio in corsia box a 60 km all'ora, a 80, quello che è. Mentre il colpo è stato, diciamo così, occasionale, non volontario, quindi ci stava una penalità tra i 5 e i 10 secondi. Siccome è a scelta degli steward, la penalità è stata i 5 secondi. Ok. Questo è quello che è successo. Ma però io dico che è 50-50, ragazzi. Poi sicuramente non è partito nel migliore dei modi. Però l'ha preso bene, gli ha distrutto poi la macchina. Esatto. E poi ha chiuso, ma in maniera un po', forse un po' troppo forte, e quell'altro era lungo e niente da fare. Infatti si è andato anche a scusare perché ha capito che aveva cannato. Ma soprattutto guardate che c'è anche una cosa di veramente di sfortuna. Perché col muso ha picchiato nella zona esattamente dove ci sono il muso, la parte più prominente, diciamo, del musetto, è andato a picchiare proprio dove sono i radiatori, dove sono un sacco di altri pezzi, eccetera, e lì a casa l'ha messo fuori uso, certo, immediatamente. Certo. Ditemi invece, Beppe, Sergio, cosa ne pensate di quella di quel... Solo una riflessione sulla manovra di Sainz, perché lì è chiaro che comunque qualcuno te lo trovi. Ma all'interno, io non so, Sergio, visto che abbiamo fatto, lui fa il pilota, io ho fatto il pilota. Quando sei in prima fila e vedi che parti male, la prima cosa che fai, ti metti dietro al primo, a quello che ti ha fregato,
e chiudi la porta. Lui invece non ha fatto questo e ha lasciato spazio. Grandissimo errore di Sainz, che doveva difendere tutto sommato una prima posizione, non è partito bene, sarebbe stato secondo, poi hai 56 giri per dimostrare il contrario. E quindi secondo me ha fatto un grandissimo errore, perché io non avrei dato neanche i 5 secondi a Russell, come si chiama, Russell, perché lui era in mezzo, alla fine si è trovato in mezzo perché è andato a aprire e chiudere. Hamilton l'ha passato sulla riga bianca dall'altra parte, e Russell è arrivato anche lui, è arrivato perché non stai andando a fare la spesa, sei in una partenza di Formula 1, è arrivato leggermente lungo, come ha detto, e si è appoggiato, come ha detto Patrizio, una toccatina in un posto sbagliato è dovuto ritirarsi. Pensa, dopo l'incidente di Alonso con Stroll, che cannonata hanno preso, si è fermato ai box, ha rimesso su, ha finito la gara, quindi sai, le cose, però l'errore per me l'ha fatto Sainz. Tanto, ecco, questo è quello che penso io. Va bene. Sergio, la tua idea? Sì, ricordiamo la gara precedente, 2 gare fa a Singapore, Hamilton è andato a sbattere di muso col muso della Mercedes contro le barriere, ha fatto retromarcia, ha continuato la gara come se non fosse successo nulla, cioè davanti le macchine sono molto molto resistenti, soprattutto dure, le Mercedes, quindi sì. Purtroppo ha preso la Ferrari e ha avuto la peggio. Anche secondo me Sainz ha voluto tentare un incrocio, poi io penso anche che Verstappen lo abbia un po' inchiodato, nel senso che in mezzo alla curva gli ha fatto perdere lo slancio, tant'è vero che lui in un attimo deve come rallentare per evitare Verstappen che dopo riparte. Il problema è che queste Formula 1 qui sono anche molto lunghe, quindi Russell si trovava in una posizione trequartista, diciamo, centrale, anche un po' più interno. Essendo la prima curva un rampino, tu hai bisogno di tanto spazio poi verso l'esterno per poter girare una macchina che comunque è molto lunga. E lui, Sainz, penso che quando è stato colpito si trovava a centropista, quindi non era tutto fuori, sì. Cioè non era nel lato esterno. E quindi Russell puntava a utilizzare tutta la pista che comunque è delineata dalle strisce bianche. È stato un incidente di gara, diciamo. Uno ha fatto una manovra un po' rischiosa con uno scopo, l'altro ne aveva un'altra in corso e purtroppo le due traiettorie si sono incrociate. Hamilton, come dice Beppe, ha scartato Sainz dalla parte di là, dalla parte destra, perché lui era esterno. Se, certo. No, se fosse stato un metro più indietro, Sainz sarebbe stato colpito sia da Hamilton che da Russell, perché in quel momento era come un po' fermo in mezzo alla pista proprio. Ha avuto un momento in cui ha perso lo slancio e si è proprio fermato. Quella è stata la motivazione principale, secondo me. Per cui siamo più o meno 3-2, però vedo che il direttore Daniele non è ancora convinto. Nella parte posteriore lo ha fatto girare e si è trovato in mezzo. Gli ha finito la gara. Si è trovato in mezzo, si è inchiodato. Però non si può al primo giro, alla prima curva, colpire una macchina in questo modo, secondo me. Se lo trovi davanti, inchiodato lì, Daniele. Però Daniele, se tu ti fermi in mezzo alla pista, alla prima curva, qualsiasi pilota rischia di colpirti. Di Monza, certo. Campana, lo sai, no? Se arriva da dietro uno lungo che frena tardi, ha allungato la frenata e ti colpisce, ti fa girare. Daniele, sei alla partenza di un Gran Premio alla prima curva e parti. Dice sempre di non terminare al primo giro, sei la prima curva. Sedere, sei in seconda fila. Cioè, guarda che Sainz è rimasto in mezzo. Lui ha decelerato, ha fatto un momento in cui era quasi fermo in mezzo alla pista, quello è stato il motivo, in mezzo alla pista, più con una traiettoria perpendicolare. Certo, era girato perché è stato, diciamo così, centrato nella parte posteriore, l'ha fatto girare e non terminare la gara. Se Sainz proseguiva probabilmente era un contatto di gara, ma con una gara che è terminata dopo 50 metri, secondo me è giusto. Se Sainz quando è partito si è reso conto, perché si è reso conto che l'altro l'ha sfilato, era avanti di che sei in prima fila, l'altro l'ha sfilato e la prima curva era davanti l'altro, mettiti dietro l'altro e chiudi anche te la strada e gli altri che sono dietro, no? Dietro, Sergio, ti metti attaccato al sedere. Sì, c'è da dire, Russell è andato a chiedere scusa a Sainz dopo, quindi sicuramente parliamo di un concorso. È arrivato un po' lungo. Era un po' impiccato e non aveva possibilità di evitare una cosa che può comunque succedere. Metti uno che si giri in mezzo alla pista, tu arrivi da dietro, boom, lo prendi. Quindi sì, parliamo arrivato, di un concorso dove però sì, una piccola
porzione di colpe, secondo me ce l'ha anche Sainz, perché poi chi parte terzo non pensa proprio che in la prima fila si inchiodi, magari è un pensiero che fai quando parti un po' più centrale nel gruppo, quello che dice Daniele alla prima variante a Monza è una situazione che si verifica, diciamo, dalla quinta posizione, sesta, andando indietro, non proprio in prima fila che si crei l'ingorgo. Quello è stato forse il motivo per cui Hamilton e Russell erano un po' i ferri corti, magari hanno tentato la staccata lunga, però si sono trovati Sainz nella posizione magari che non avevano previsto e dove forse non era neanche naturale che lui si trovasse, ecco, tutto lì. Daniele, vuoi No, dire ancora qualcosa, sicuramente Patrizio? non era la Aspetta. posizione che doveva trovarsi, hai ragione. Lui doveva seguire Verstappen perché già dopo i primi 30 metri Verstappen era davanti. Ti metti dietro, chiudi la porta a tutti e vai. E poi dopo si vedrà, Dopo la insomma. vediamo, Con certo. queste Formula 1 che fanno le traiettorie a pari per tutte le curve esterno, interno, quindi ci stava. Lui ha sbagliato la partenza. Ma veramente male, soprattutto anche il modo, come ha detto Sergio, lui è rimasto in mezzo, lui doveva chiudere, in effetti l'ha sfilato uno di qua e uno di là, le due Mercedes, poi È vero. se l'ha incannonato in un posto Poi sbagliato, non è poteva stato anche bello quando ha rompersi il detto che la muso. Ferrari parte male, che hanno questo problema, che Leclerc quest'anno è stato in grado di Sì. partire meglio di Verstappen più volte. Cioè, sono già due gare che quando gli si fa notare qualcosa sembra che risponda pensando che chi è dall'altra parte, come dire, C'è non un po' di capisca nulla di tensione. automobilismo. Sì, c'è un po' di No, tensione. continua a Daniele e dire, lui Patrizio, continua aspetta, a dire che la Beppe, macchina parte aspetta. male. Beppe, aspetta un attimo solo, Beppe. Scusami, Daniele. Sì, scusa. Tensione in questo momento tra federazione e piloti, e quindi ogni minimo errore viene sanzionato. Una volta una manovra come quella di Gasly, che a metà gruppo è più di 10 lunghezze, non veniva guardata. Si Adesso non guarda, perdonano adesso non niente. perdonano niente, questo fa parte anche della penalità di Russell, Ok, secondo secondo me. Patrizio. Devo dire che secondo me Russell guardava di più Hamilton, cioè praticamente ha fatto la partenza su Hamilton, voleva tutti i costi per stargli davanti alla prima curva e lì poi Sì, dopo si è così è trovato davanti stato. un Sainz che è in posizione sbagliata e quindi automaticamente è lungo e non ha potuto fare nient'altro che Esatto. centrarlo. Anche per gli staccatone lì, quel punto ne abbiamo viste di belle, eh. Lui ci Come no? stava anche, se Certo. fosse venuto tutto bene sarebbe stata una manovra wow. Certo. Fatemi dare la linea regia, anzi fatemi salutare prima i miei amici Pasquale che è qui dietro, Filippo che è nell'altra regia e Serenella, soprattutto l'unica bella del gruppo che è nella regia di Lecco. Do la linea proprio a te Serenella, poi torniamo qui a Paddock su Unica TV. Les garçons et les filles, c'est fait pour vivre ensemble. C'est normal, pourvu qu'ils soient d'accord, rien d'anormal. Rompi il ghiaccio con Vivident Xylit 100% xilitolo. Vivident, vivi fresh al 100%. Le grandi occasioni Fassina. Volkswagen Polo Comfortline 5 porte, un 1.4 turbo diesel, 75 cavalli, vettura con 90.000 km all'attivo, clima, smartphone mirroring, Bluetooth, fendinebbia, cerchi in lega, cruise control, 14.900 euro. Per la tua auto scegli Fassina. Vieni a scoprire in JB Cars nuova Discovery Sport, disponibile nelle motorizzazioni diesel ibrido, benzina ibrido e anche plug-in, con 50 km di autonomia totalmente elettrica. Vi aspettiamo in JB Cars a Monza. Ciao ragazzi, Marino Carburatori Bergamo, da 40 anni a vostra disposizione per ogni tipo di esigenza sulla vostra vettura. Banchi prova potenza, ottimizzazione, autodiagnosi. Qualsiasi cosa sapete dove trovarci nei numeri sovraimpressioni. Ciao a tutti! Ciao ragazzi, ecco il modo giusto di affrontare la nuova sfida della mobilità, la gamma 350 Honda, il fantastico SH in pronta consegna presso Motostar con finanziamento fino a 36 mesi senza interessi, il fantastico ADV 350, ottimo compagno di viaggio anche per le uscite domenicali e l'elegantissimo Forza 350. Vi aspettiamo! Kimoto, concessionario moto e scooter a Paderno Dugnano. Ampia disponibilità di veicoli delle migliori marche. Da Kimoto trovi sempre promozioni ed offerte speciali, ma soprattutto tanta esperienza, serietà e uno staff pronto a consigliarti al meglio. Ti aspetto, vieni a trovarci. Le fille, les garçons et les filles, c'est fait pour vivre ensemble. C'est normal. Qu'il soit d'accord, rien d'autre.
Rompi il ghiaccio con Vividenx Elite 100% xilitolo. Vividenx, vivi fresh al 100%. Ben ritrovati ragazzi, Unica TV con Paddock, collegati Sergio Campana, Beppe Gabbiani in studio, Daniele Galberti e Patrizio Cantù. Allora, abbiamo parlato della questione Sainz, parliamo anche di un Leclerc che comunque, nonostante l'aiuto, che vedete che la fortuna gira, no? Spesso si sente parlare della fortuna degli altri, questa volta la fortuna lo ha aiutato a buttarsi lì nella mischia, però manca sempre quella zampata, no? Di una Ferrari che evidentemente, l'abbiamo detto più volte, no? Nell'arco del campionato a un certo punto si è capito che era arrivata evidentemente al limite di quello che poteva essere il suo sviluppo e alla fine non c'è stata la possibilità di andare a prendere Hamilton, c'è stata una bella battaglia con Verstappen, però alla fine per battagliare forse tutto questo non basta. Chi vuol cominciare? Partiamo da Sergio, Beppe, Daniele, dai, chi vuole? Vai tu, dai, vai Sergio. Allora, la lotta davanti è stata bella, comunque per me una gara bellissima è stata quella di ieri, quella di domenica. E purtroppo sì, alla fine sono emerse aspetti che si erano visti anche a Spa, dove a un certo punto della stagione quest'anno la Red Bull ha un po' cambiato il passo, ha avuto la possibilità di fare delle gare con un margine un po' più ampio rispetto a quello di inizio stagione. A Spa Verstappen dopo tre giri era già a punti praticamente, era partito ultimo, e soprattutto anche quando sono magari in un weekend non al meglio hanno questo grande vantaggio di avere una velocità di punta molto alta che li rende meno vulnerabili dagli avversari quando vanno più forte di loro e molto efficaci quando devono superare gli altri. Hanno fatto una bellissima lotta anche i sorpassi, le difese di Leclerc, il sorpasso che ha fatto su Verstappen, cioè il sorpasso di Verstappen su Leclerc è stato bellissimo. E la Ferrari gli manca qualcosina gli manca, la Red Bull in questo momento penso che abbia vinto la 15ª gara della stagione. È stata la macchina più vincente della storia insieme all'F2004 e nel 2013 o 11 di Sebastian Vettel. Quindi sì, è una macchina che è venuta molto bene quella di quest'anno. Merito forse dei grossi investimenti fatti da parte del team, eh? Però ha dimostrato anche lui. Perché... sì, anche lui è, sicuramente fa la differenza, però qualcosina in più ce l'ha in questo momento. Io penso che la vera Red Bull per me è quella di Perez, nel senso, non so, poi la gara scorsa, due gare fa che ha vinto lui, hanno sbagliato macchina, l'hanno dato a Perez, quella di Verstappen, non lo so, io penso che Verstappen sia veramente, veramente molto molto forte come pilota, e la vettura, come dice Campana, effettivamente è velocissima sul dritto, in più a grip sta giù, quindi ha la moglie ubriaca, la botte piena, cioè sta giù in curva e va forte sul dritto, quindi il meglio che puoi avere. Abbiamo visto una bellissima gara in tantissimi duelli, anche perché secondo me questo circuito è un circuito bellissimo, mi piacerebbe andare a correre, vedere, provarlo, perché ci sono queste differenti curve, quel complex molto, molto lungo che è tipo quello di Silverstone, poi c'è un misto stretto, poi c'è un misto, diciamo che è una pista vera, finalmente, una pista come una volta, come può essere Spa o Imola, una pista diciamo permanente, molto divertente, dove ci sono dei due o tre posti dove si può superare. E abbiamo visto che si sono impegnati, perché hanno fatto delle bellissime battaglie, sia i primi davanti sicuramente, ma anche le retrovie. Abbiamo visto l'ultimo sorpasso che ha fatto Vettel con Albon, è stato un bel sorpasso, perché hanno fatto assolutamente tre curve bello, a pari. Sì, sì. Aspetta Beppe, però fammi sentire anche gli altri sulle Leclerc e sì, sulla Ferrari, perché altrimenti usciamo dal discorso. Allora, diciamo che è un bel campionato, oltre a questa gara qui io direi che è una, soprattutto la seconda parte di stagione è un bel campionato, non lo vedevamo da anni questa lotta, anche se c'è un dominatore lì davanti, però insomma ha messo una volta in difficoltà da Vettel, da Leclerc o da Sainz eccetera, e qualche volta quest'anno poco da Perez. Diciamo che è un bellissimo campionato che insomma ci fa divertire, ci fa rimanere davanti alla TV. Certo.
Io devo dire che io non so se è la determinazione di quel ragazzo della Red Bull, cioè di Verstappen, probabilmente volevano anche la vittoria per Mateschitz che è scomparso, quindi il padrone della Red Bull, ma era determinatissimo, ha vinto tutti i duelli, cioè sia con Leclerc sia con Hamilton, d'accordo, ha una macchina vincente, una macchina stratosferica, una macchina che è migliorata nella seconda parte della stagione, perché ricordiamo che all'inizio della stagione erano in grosse difficoltà come Mercedes, poi hanno fatto questo enorme sviluppo dove la Ferrari invece non è riuscita a stare allo stesso livello. Dicono che la macchina è dimagrita, però io ripeto, dietro c'è un genio che è Adrian Newey, che trova sempre quella qualcosina, il deflettore, l'ala, il sotto, cioè trova sempre qualcosa, ma queste macchine vanno veramente veloci. Quindi devo dire che anche Leclerc, lui fa il possibile con la macchina che ha, no? È stato bravo, niente da dire, è arrivato terzo, forse aiutato anche dalla safety, perché a un certo punto non riusciva a sorpassare Perez, credo, e quindi alla fine insomma la fortuna aiuta gli audaci, ha girato anche per Leclerc, quindi niente da dire, è un campionato che ha vinto meritatamente la Red Bull. Ok, Patrizio? Fuori dubbio, secondo me il principale, i due componenti principali è una tempesta perfetta, Verstappen sicuramente in questo momento è veramente top del top, ma soprattutto anche Adrian Newey, secondo me è quello che mette sempre la vettura in condizioni di poter essere, di ottenere una determinata aerodinamica che poi permette di andare leggermente più veloce in rettilineo, la Honda ha un motorone sicuramente, ma è l'assetto di quella vettura lì che non consuma le gomme, che che effettivamente è quello che fa la differenza. È tornato lui fa la differenza, non c'è niente da fare. Ok, quello che mi lascia un po' perplesso, ragazzi, abbiamo parlato tanto, no, del discorso punizione, di quale sarà la sanzione che verrà combinata giustamente alla Red Bull, perché comunque sono stati presi con la mano a marmellata. Quello che mi lascia un po' perplesso è leggere le dichiarazioni, perché la settimana scorsa si auspicava la fucilazione, l'impiccagione sulla pubblica piazza, frustate per la Red Bull, adesso tutti siamo tornati grandi amici. Lo stesso Toto Wolff ha ribadito, sono stati più bravi, sono stati più forti, sono sempre stati davanti, noi facciamo dei passi da cimice, non mi ricordo, ha parlato di un insetto. Ma dico, ma scusa, ma è lo stesso Toto Wolff che la settimana scorsa auspicava una punizione, una sanzione severissima, adesso è tutto più tranquillo, no? E leggevo che c'è la sensazione che insomma si trovi un accordo, no? Si trovi il modo di mettere un po' tutto nel dimenticatoio. Non lo so, cosa succede? Giusto, sbagliato? Arrivo da tutti, eh? Vai, Sergio. Ma secondo me questa è una cosa che è una brutta piaga, quella del controllo sulle spese dei team, perché comunque è difficile da controllare. Secondo me è una cosa che partiva in salita già all'inizio, e poi quello che, sai, non puoi dar la colpa a un team che ha vinto perché ha speso di più, perché magari tu fai spendere di più anche un'altra squadra e tutti lo fanno pesare alla Red Bull perché sanno che loro sono bravi magari a ottimizzare, concretizzare al meglio i loro investimenti, che non può diventare una colpa, però se magari non avessero investito quella cifra in più, magari a quest'ora erano ancora in lotta aperta con la Ferrari. Esatto, quindi certo. È una serie di ipotesi che sono davvero difficili nel poter concretizzare una penalità. Noi non sappiamo neanche, ecco, gli altri cosa hanno speso o non hanno speso, in che modo sono riusciti a bypassare, perché io sono convinto che è una regola del cavolo questo, perché cioè si fa fatica a volte. Tutti che è una regola del cavolo, però c'è. Ma come fai a controllarla? Come fai a controllarla? Lo so, Beppe, ho capito, però se hanno controllato tutto e sono risultate due squadre non in regola, una che ha eluso il budget, qualche punizione devi dargliela, no? Perché altrimenti aveva ragione Binotto, aveva ragione Wolff, aveva ragione la McLaren. Cioè, adesso però quello che mi fa strano, beh, abbiamo parlato, no? Siamo tutti d'accordo che sia sbagliato. No, il budget cap è una roba che non puoi controllare, che non ha senso, lo eludono come vogliono. Io penso ma che se li hanno beccati, prima c'era il putiferio, adesso tutti tranquilli. La mia domanda ma è: il lutto del boss della Red Bull ha influito, secondo me, nell'attenuare un pochino i toni questo fine settimana. Cioè, il lutto che hanno avuto del boss della Red Bull, secondo me, ha fatto sì che attenuassero un po' i toni. Oppure sanno già qual è la sanzione che gli faranno.
Ah, ok. Beppe, e poi vado qua in studio. Io voglio dire, ma secondo te è giusto che 2 settimane in agosto non si può accendere niente, non fare niente? Non mi Ma va, scappa da hai ridere. ragione, hai Cioè, ragione, hai ragione. sono cose assurde. Secondo me, chi fa queste regole che sono lì, vivono in un altro pianeta. Vivono, se la Formula 1, non tutti, perché i piloti sono gli unici che forse sono lì, le guidano e hanno i piedi per terra. Gli altri, secondo me, stanno queste sono regole assurde. Come puoi limitare? Ci sono mille modi per evadere tutte queste cose. Penso, quello che penso io, non ho vergogna di dirlo, tutti i team, io ho corso molto e se c'è una regola c'è sempre l'ingegnere preposto del team. Io ho sempre corso con dei team ufficiali, quindi ne avevo di gente attorno che andavano a guardare i regolamenti per cercare di bypassarli Certo, e normale. fare Normale. la bypassare quello che è il regolamento. Quindi e a questo punto oggi è la stessa cosa, non cambia niente. Sono Certo. regole, non lo so io. Assurde. Fammi sentire anche Daniele e Patrizio, poi do la linea alla regia. Io credo che la penalità per Red Bull era già pronta prima del Gran Premio degli Stati Uniti, poi come abbiamo detto la situazione Matešić ha posticipato, tanto è vero che il presidente è arrivato a Austin e hanno chiesto l'incontro con Horner e si sono trovati un quarto d'ora, 20 minuti, però hanno stabilito per entrambi la penalità che deve prendere la Red Bull, quindi speriamo di conoscerla a breve. Quindi questo, io non penso che la morte di Matešić era già stato definito. Ricordiamo che fa base quello che è successo alla Ferrari 2 anni fa. Cioè, è logico che la Red Bull è la prima a dire: avete preso la Ferrari che era non conforme nel 2019, avete fatto una certa politica di penalità. Addirittura, se vi ricordate, Todd non era tenuto a comunicare la penalità, non si è mai saputa effettivamente, quindi anche adesso io mi aspetto che una parte della penalità sapremo della Red Bull, forse una penalità molto politica sul green, sul verde, come era stato per la Ferrari, se vi ricordate. Poi non sapremo se sulle ore, se una parte pecuniaria, eccetera. Quindi questo è stato stabilito secondo me dalla federazione, il presidente è arrivato, si è messo d'accordo e l'hanno chiusa qui. Per quello anche le reazioni di Toto Wolff, degli altri personaggi, hanno detto vabbè, ormai è andata, la chiudiamo È qui. andata così. Concludo anch'io dicendo che il budget cap sarà sempre una cosa incontrollabile, cioè sempre ci sarà da discutere. Ti ricordi quando le squadre di calcio che per la FIFA come lo chiamavano, il fair play finanziario, dovevano poi vanno a prendere Neymar, Cristiano Ronaldo, altri personaggi facendo contratti con società di consulenza. Quindi è difficile, però è stato introdotto, è un primo passo. È un primo passo perché io credo che Liberty Media voglia anche attenere alle squadre minori, altrimenti se lasciamo tutto aperto ci troviamo 4-5 squadre illimitate e 6 o 7 squadre che arrivano sempre a metà, poi sai, si stancano, abbandonano, hanno altre scelte, quindi vogliono tenere un po' il pacchetto Però è sempre unito, stato così, Dani. lo so, E anche se li ha sempre tenuti lì, ha ridimensionando, sempre fatti guadagnare tutti, certo. anche quelli che non vincevano mai, per cui alla fine è Io uno sono sport così. convinto che francamente andrebbe rivisto e ricontrollato, Sì, però magari sono partiti poi. messo solo esclusivamente solo su determinate diciamo, parti della vettura che andrebbero calmierate se vogliamo veramente andare a controllare determinate cose, altrimenti non serve a nulla, serve solo a fare polemiche o a creare ulteriori problematiche. Sono solo contento di una cosa, che francamente, scusate se c'è, ma noi di Paddock avevamo detto andremo a un patteggiamento, perché questa qui ormai è diventata una La classica, norma. una norma. Dopo quello che è stato successo alla Ferrari, sicuramente andremo a un patteggiamento, ed è così, succederà così. Ok, ci fermiamo un attimo, ragazzi, ancora lì nella regia, poi torniamo. Voglio sentire la vostra opinione sul fattaccio Stroll Alonso, perché ne ho parlato anche con l'amico Nando Cazzani, che purtroppo stasera non è in grande forma, però voglio la vostra opinione. Torniamo subito. Les filles, les garçons, les garçons et les filles, c'est fait pour vivre ensemble. C'est normal, pourvu qu'ils soient d'accord, rien d'anormal. Rompi
il ghiaccio con Vividenx Elite 100% xilitolo. Vividenx, vivi fresh al 100%. Le grandi occasioni Fassina. Volkswagen T-Roc Style, 1500 benzina, 150 cavalli, vettura con 70.000 km all'attivo, vernice bicolore, smartphone mirroring, cerchi in lega, adaptive cruise control, sensori parcheggio vetri oscurati, garanzia 12 mesi, 26.900 euro. Per la tua auto scegli Fassina. Ciao da Paolo e da Motor Times. È finalmente arrivato l'autunno e, come potete vedere, un autunno ancora molto caldo, e soprattutto la buona notizia è che abbiamo finalmente delle moto in pronta consegna nuove, quindi tutta la gamma Yamaha che vi aspetta. Abbiamo un vasto assortimento multimarche di usato nella sede di Saronno e abbiamo i tecnici specializzati che vi aspettano per farvi scoprire le offerte che ci sono sulla manutenzione, sul cambio gomme, su tutto quello che bisogna fare per utilizzare la vostra moto, il vostro scooter anche in questa stagione. Grazie, vi aspetto, ciao! Cosa ti porta fin qui? La continua ricerca della bellezza? Una tecnologia che segue la tua immaginazione? O semplicemente la voglia di non fermarsi? Nuova GLC, il tuo posto nel mondo. Per la tua Mercedes-Benz scegli la grande famiglia Venus. Vi aspettiamo in JB Cars per scoprire e provare su strada la nuova Range Rover Velar, disponibile in motorizzazioni benzina ibrido, diesel ibrido oppure plug-in con un'autonomia solamente elettrica di 50 km. Vi aspettiamo in JB Cars. Ruggero Moto, da sempre leader nell'assistenza per la tua moto, e concessionario Moto Morini, dopo il grande successo di Xscape, ti presenta le nuove 6,5 nelle due declinazioni, STR Naked e SCR Scrambler. Prenota subito il tuo test ride da Ruggero Moto e parti a cavallo di un mito. Ciao ragazzi, sono Giovanni, Carburatori Bergamo. Da 40 anni che rettifichiamo questi carburatori, queste macchine, e continuiamo a farlo. Se avete bisogno di qualcosa, rivolgetevi ai numeri qua sotto. Grazie a tutti. Les filles, les garçons et les filles, c'est fait pour vivre ensemble. C'est normal, pourvu qu'ils soient d'accord, rien d'anormal. Rompi il ghiaccio con Vividenx Elite 100% xilitolo. Vividenx, vivi fresh al 100%. Hai visto che, guarda che carogna che è. Sì, adesso è muto. L'aveva preso in giro perché urla, ve la 10, eh! Poi adesso non mi ha detto niente, mi ha fatto andare in onda con la te, che è giusto, è giusto. Ben ritrovati ragazzi a Paddock, dove sono Sergio e Beppe, eccoli lì, e parto da loro. Volevo aggiungere una cosa su una considerazione fatta sempre riguardo penalità Ferrari, Red Bull, eccetera. Voi pensate il crocevia di quest'anno, no? Le gare che purtroppo, le vittorie che la Ferrari sono un po' mancate per sfortuna, errori, no? Quelle che sappiamo, Leclerc che era in testa a Magny-Cours, Monte Carlo, no? Voi provate a pensare per i punti se fosse stata quella di una rivalità, non un campionato deciso dove a favore della Red Bull c'erano quasi tutte le vittorie contro le poche ottenute della Ferrari, ma un qualcosa di un pochino più equilibrato, dove il mondiale, invece che essere stato deciso sia dal punto di vista dei piloti e dei costruttori, fosse ancora aperto. Ecco, in quel caso lì secondo me la penalità sarebbe stata più incisiva e magari determinante anche per l'assegnazione del mondiale di quest'anno. Invece in questo modo qui alla fine va a finire rischia di finire in maniera un po' più in sordina, perché dicono vabbè, la Red Bull aveva un dominio tale per cui anche se toglievi magari qualche decimo al giro, invece che tutte le gare che ha vinto ne vinceva due o tre in meno, però come dire, è un risultato quello della Red Bull di quest'anno un po' troppo schiacciante per poter cavalcare l'onda del budget cap. È la Williams degli anni 90, vi ricordate Mansell e cosa quando vincevano? La Lucci e Lambrusco che erano campana. bastava poco per invece trovarci in una situazione totalmente diversa, è quello che volevo dire. Vero. Sì, ma invece,
Beppe, parlami di Stroll e di Alonso. Cioè, io Alonso, vi giuro, mi sta esaltando perché una voglia di correre, non molla. È finito in un muro, se per sbaglio finiva tre metri prima, era un disastro, in quella via di fuga lì. Eppure torna, certo, dentro. Se c'entrava la via. Era un altro gran premio. Quella manovra lì, lo spostamento di Stroll, tutte le colpe a Stroll o c'è anche lì un minimo di concorso di colpa? Perché Daniele ha scritto sulla nostra chat: straccio la licenza a Stroll. No, spero gli diano una gara di penalità. Cosa ne pensate? Non lo so, ai miei tempi, perché ormai è tutto in bianco e nero, io quando dico i miei tempi. Però io ci andavo sotto il culo alle marmitte, sentivo l'odore dello scarico che mi usciva, perché ce l'avevo un millimetro, poi mi spostavo. E a me è successo, a Suzuka sono volato sulle ruote di Asemi a 270 all'ora, ho fatto un volo che non atterravo più, sono salito proprio sulla ruota posteriore con la mia scocca e mi ha fatto da trampolino, ho fatto 38 capottoni. Io non mi sono fatto niente come al solito, ma io non avevo il DRS. Forse se non avessero il DRS, non lo so, sarebbe una cosa diversa. Lui si è spostato un pochettino. Io non so se queste macchine riescono veramente, come sono messi dentro, con l'alo così bassi, gli specchietti regolati bene, che riescono a vedere, cioè che hanno una visuale dove spostarsi di mezzo metro. Lo fai perché lo puoi fare, perché lo vedi, o magari non vedi, ti sposti un centimetro e l'altro ti è attaccato al sedere e ti prende. Non lo so, ti dico ai miei tempi mi ricordo che uno specchietto guardava l'aspirazione e l'altro guardava, con uno vedevi, con l'altro vedevi un cavolo, quindi non lo so. Va bene. L'errore okay. Io non darei la colpa a Stroll 100%, lui si è spostato, ma il regolamento dice che non ti puoi spostare, va bene, si è spostato di 40 centimetri, non lo so, okay, se il regolamento dice così... Io guarda, ascoltando Beppe ho preso uno spunto interessante, perché il discorso del DRS può essere un concorso, cioè un fattore di pericolo. Perché invece che avere una progressione omogenea, dove comunque alla fine la macchina dietro acquisisce più velocità in maniera costante, col DRS a un certo punto è come se quello dietro abbia il turbo, quindi la differenza di velocità con la macchina davanti incrementa in maniera un po' diversa rispetto al passato. È anche vero che quella manovra lì che fa il pilota davanti, solo il Gran Premio visto domenica l'ha fatto sia Leclerc, l'ha fatto Hamilton, lo fanno tutti. Il problema è che lì Alonso è arrivato molto molto vicino alla macchina di Stroll, quindi per far sì che non succedesse nulla Stroll doveva proprio andare dritto, perfetto e non muoversi. Quando Stroll ha deciso di muoversi è stato lo stesso identico momento, comunque con qualche decimo di scarto, in cui anche Alonso si è spostato. E purtroppo dopo si sono toccati, perché Alonso aveva una velocità maggiore, ma dovuta al DRS, come dice Beppe. Quindi... alla fine, non so se l'avete letta l'intervista di Alonso riguardo l'incidente, dice che secondo lui è un normale incidente di gara. Ovviamente Stroll sarà il suo futuro compagno di squadra, fare della grande polemica non ha senso. Fosse stato un altro pilota, penso che avrebbe avuto altre parole. Non andava a picchiare, alla fine, conoscendo Alonso. Se all'inizio avevo subito su due piedi e visto l'incidente, la mia opinione era più nell'incolpare al 100% Stroll. Pensandoci bene, guardando anche bene le manovre degli altri piloti nello stesso punto, è stata più un insieme di, non dico un incidente di gara, però un insieme di fattori che ai miei occhi non lo rendono colpevole al 100%. Ecco. Direttore e Patrizio? Allora, io, come ho detto fin dall'inizio e com'è sulla base dei ragionamenti miei, io sono sempre la differenza, la volontarietà o l'involontarietà. Io credo che in quel momento lì Lance Stroll, e poi hanno fatto vedere un onboard camera di Stroll, quando vede Alonso così vicino, lui sterza dei 50, 40, 80 centimetri a sinistra per far vedere Alonso di chiudere un po' la traiettoria, per far vedere non mi sorpassare, sono qui. Manovra fatta da tutti i piloti, no? E quindi è andata male, purtroppo è andata male.
perché poteva succedere anche con gli altri piloti che abbiamo elencato prima. E quando ti va male la paghi, perché era una manovra volontaria per fargli vedere, sai, quella manovra che si fanno vedere tra piloti per non sorpassarmi. Quindi io la ritengo una manovra veramente di basso profilo per un pilota di Formula 1, perché un pilota di Formula 1, come ho detto prima, come Russell, non deve essere penalizzato, però i piloti di Formula 1 devono essere un esempio per coloro che crescono da giovani, e quindi se non fai vedere che tu prendi la, certe volte il bastone e non la carota, e allora non andiamo più avanti, perché dopo nelle formule minori, in altre categorie, si permettono di fare ciò e che vogliono. Questa manovra io la ritengo una manovra molto pericolosa, e poteva andare peggio. E poteva andare peggio. Per fortuna, cosa gli insegnano già a 7 anni di go-kart a non toccarsi? Quando arrivano in Formula 1, cosa vanno a fare? Le sfilate di moda con la tuta, il più bello vince, ma ci devono dare delle macchinate, devono imparare. Cavoli. E quando prendi una macchinata fatta bene, poi dopo piano piano ti regoli da solo. Se so, era uno che non ha bisogno di macchinata, no, dai. Quella secondo me non c'è. Ma no, ma sto dicendo che è stato un errore di gara, si sarà spostato 30 centimetri, l'altro c'era molto sotto. Il DRS, come ha detto Sergio, ti lancia come se hai il turbo, come il NOx, quando fa vedere i finti c'hanno il NOx. Che vanno a 300 e poi di certo. Punto bianco vanno a 340 all'ora. Sotto un altro punto di vista, la manovra ci sarebbe spostato anche lui fino alla staccata per tirargli la staccata. Poi che la manovra di Stroll, sotto un altro punto di vista, era inutile, perché te puoi chiudere finché vuoi, ma quell'altro ha una velocità maggiore, ha un determinato punto del rettilineo che fa in tempo a passarti e rimettersi davanti, staccare anche con del distacco. Quindi cioè il voler chiudere di Stroll era molto inutile, se non quello proprio di magari costringere Alonso a dover sollevare il piede per riprovare dalla parte di là, però sarebbe stata una cosa un po' troppo estrema forse, quindi era inutile farlo. A Stroll hanno dato 3 posizioni di penalità al Gran Premio del Messico, no? Io la ritengo molto ridicola come penalità, almeno 10, almeno 5, non lo so, farlo partire dai box, però deve essere fatto qualcosa, quindi hanno riconosciuto una manovra illegale da parte del pilota, se no non lo colpivano. Che poi sia stata poca, tra virgolette, la penalità, però c'è un riconoscimento di colpa da parte di Stroll. Quindi Stroll ha eseguito una manovra volontaria per ostacolare Alonso, perché se Alonso finisce nell'apertura, eravamo qui a parlare di altre cose. Sì, qui era un'altra, eravamo un qui disastro. A parlare di altre cose, certo. Perché Stroll era fucilato. Sì. Benissimo. Io dico una cosa, sì, secondo me, vi dico la verità, non c'è stata una gran volontarietà, diciamo, da parte di Stroll. Io purtroppo ne ho vinti di gente che invece ha fatto volontariamente. Ho avuto anche una vettura distrutta completamente da Birmingham in Formula 3000 per Barbazza, per Irvine, che sotto quell'aspetto lì era veramente, scusatemi, non voglio dire nient'altro, cioè era un personaggio pazzesco, frenava in rettilineo, ne faceva di tutte. Allora, questo era il problema. Io lì non ho visto una volontarietà da parte di Stroll di cercare di ostacolarlo. È stata un'incomprensione, quello sì. Però anche il buon Alonso, ragazzi, a 2 mm, e giustamente con queste vetture lunghissime, guardate che delle volte secondo me si può anche sbagliare di capire la differenza, perché cioè a volte è assurdo, cioè si va attaccati veramente, è sempre successo anche in passato effettivamente di andare a succhiare fino alla fine, ma francamente è il loro lavoro. Più assurdo trovo la punizione, perché poi devo chiudere, devo passare alle moto, trovo la punizione, la sanzione all'Alonso, che spero venga revocata, no? Per lo specchietto, che è una roba folle. Dimmi Beppe, vai. Era veloce, era Daniele il direttore a Monza quando Fittipaldi è salito sulle ruote dell'altro, le due Minardi, mi sembra, no? Bianche, che ha fatto un looping in rettilineo. E allora, vedi, Cristian Fittipaldi con chi era? L'altro Martini, no? Chi era? Martini. L'altro pilota. Martini, credo. Ti ricordi? Sul rettilineo box l'ultimo giro, gli è andato sotto, li ha preso, ha fatto il capotone a 200 all'ora ed è atterrato dritto. Ragazzi, devo volare sulle moto, siamo in ritardissimo. Ringrazio Beppe Gabbiani e Sergio Campana, spero di vedervi settimana prossima. Grazie ragazzi. Daniele Galbiati, non so se ti va a vedere il Milan. Patrizio invece si ferma anche per le moto. Lina Pasquale e poi torniamo con la MotoGP. Ciao. Le fille, le garçons, les garçons et les filles, c'est fait pour vivre ensemble. C'est normal. Pour qu'ils soient d'accord, rien de...
Rompi il ghiaccio con Vividenx Elite 100% xilitolo. Vividenx, vivi fresh al 100%. Vieni a scoprire in JB Cars nuova Range Rover Evoque, disponibile nelle motorizzazioni ibrida diesel, ibrida benzina e anche plug-in con un'autonomia totalmente elettrica di 50 km. Ti aspettiamo a provarla e vederla in JB Cars. Le grandi occasioni Fassina. Fiat 500L Cross, 1.3 multijet, 95 cavalli, la vettura a soli 23.000 km, cerchi in lega, fendinebbia, cruise control, ruota di scorta, smartphone mirroring, sensori parcheggio e clima, il prezzo 23.900 euro. Per la tua auto scegli Fassina. Kimoto, concessionario moto e scooter a Paderno Dugnano. Ampia disponibilità di veicoli delle migliori marche. Da Kimoto trovi sempre promozioni ed offerte speciali, ma soprattutto tanta esperienza, serietà e uno staff pronto a consigliarti al meglio. Ti aspetto, vieni a trovarci. Ciao ragazzi, Marino Carburatori Bergamo, da 40 anni a vostra disposizione per ogni tipo di esigenza sulla vostra vettura. Banchi prova potenza, ottimizzazione, autodiagnosi. Qualsiasi cosa sapete dove trovarci, nei numeri sovraimpressioni. Ciao a tutti! Ducati Milano, pronta consegna per gran parte della nostra gamma, veniteci a trovare, formule di acquisto eccezionali, abbigliamento, accessori e officina tecnica per darti il meglio. Ti aspettiamo! Le filles, les garçons et les filles, c'est fait pour vivre ensemble. C'est normal, pourvu qu'ils soient d'accord, rien d'anormal. Rompi il ghiaccio con Vividenx Elite 100% xilitolo. Vividenx, vivi fresh al 100%. Eccoci ragazzi, ben ritrovati, cambio ospiti, che bello, l'unico che resiste è Paia Cantù che non si schioda, è attaccato al cadreghino come sappiamo, tanto, assolutamente, va bene. Saluto Giulio Ranieri, ciao Giulio. Buonasera a tutti, ciao. Grazie per aver sfidato il traffico e arrivare qui puntualissimo. Paolo Vino, ciao Paolino. Ciao a tutti, ciao Franco. Felice di vederti. Bene. E poi collegati a Carlo Canzano, ciao Canz. Ciao a tutti. Ciao, ciao, grazie per essere con noi e finalmente torna anche lui nella sua cara Madrid. Ciao Manuel Pesino, come stai? Buonas noches, sto stanchissimo dopo un volo di infernale di Sepang qui a Madrid. Bene, 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 grazie per essere con noi a maggior ragione dopo la trasvolata. Allora, Canz, come al solito noi facciamo scegliere a te l'argomento di partenza, perché sono tanti gli argomenti, una gara non entusiasmante, ahimè, secondo me ci troviamo sempre a parlare di un certo tipo di aspetti, la cosa non ci fa piacere, perché vorremmo parlare di altro, però mentre nella Formula 1 stiamo vedendo, c'è stata un'involuzione, un'inversione di tendenza, scusatemi, negli ultimi anni, la Formula 1 che era sempre un filo più noiosa, adesso offre delle gare divertentissime con piloti che se le danno di santa ragione. Nelle moto, che è sempre stato come nella Formula 1 adesso, siamo costretti spesso a parlare di altri aspetti, no? Di battaglie meno eccitanti, di grandi questioni nel dopo gara, per cui Canz, scegli tu da dove partire e noi ti seguiamo. Vabbè, ma dai, a parte il fatto che io trovo che sia stata una gara bella comunque, perché molto intensa e comunque incerta, perché anche per quelle cose che io non chiamo più né giochi di squadra né giochi di marca, ma strategie aziendali, e invito gli amici a chiamarle così, che è più appropriato. No, vabbè, è chiaro, bisogna dire che il mondiale è virtualmente finito. Bisogna poi parlare anche di una rinascita Yamaha a tutto tondo, perché anche Morbidelli ha dato qualche segnale incoraggiante di risveglio, naturalmente in prospettiva, in proiezione 2023, e forse siamo pronti a parlare già del 2023 ipotizzando anche delle cose piuttosto vivaci che potranno accadere e che sono in parte anticipate. E poi vabbè, ci sono state quei siparietti degli uomini in rosso, con addirittura la discesa di Gigi Dall'Igna uscito dal box per arrivare al muretto, e poi la giustificazione di Tardozzi, che io rispetto perché ci mette sempre la faccia, però questa volta diciamocelo chiaro e tondo, per giustificare quel cartello ha pestato una merda e dopo ne ha pestata un'altra. Ok, chiedo voi, facciamo alternanza studio, vai Giulio,
Ma guarda, Carlo come al solito ha fatto un elenco puntualissimo di che cosa è successo domenica. Sono d'accordo sul fatto che sia stata una bella gara tirata, una bella gara per quello che c'era in palio. Mi è piaciuto vedere Bagnaia capace di fare il passo, fare ritmo e non essere, come dire, attraversato da altri pensieri mentre guidava. Sappiamo che forse la concentrazione non è la sua dote migliore, così come mi è piaciuto vedere di nuovo Quartararo spremere al 110% una Yamaha che io temo non si sia granché risvegliata dal punto di vista tecnico, cioè probabilmente il risveglio è dei piloti Morbidelli, e sono felice, mi piacerebbe che il campionato cominciasse adesso, non finisse. Ha trovato, credo, un po' più di feeling, ha interpretato meglio la guida di questa Yamaha e Quartararo, dopo qualche gara difficile, ha ritrovato a Sepang un po' la quadra. Sarà difficilissimo a Valencia. Secondo me non è tanto il 14esimo posto o 15esimo che sia di Bagnaia la difficoltà, ma è molto difficile che possa vincere Quartararo. Okay. Ci sono tante moto competitive. Va bene, io vi chiedo se siete d'accordo, stiamo su argomenti, così almeno poi trattiamo anche Marquez, trattiamo Yamaha magari in maniera più approfondita. Restiamo sulla battaglia dei due che hanno animato, diciamo, la gara nelle due posizioni di vertice. Paolo, poi vado subito da Manuele, voglio capire anche da lui le sensazioni che ha raccolto là in pista. Sull'inizio che hai parlato della Formula 1, sì. Cioè, secondo me è una cosa molto importante da dire oggi, che a favore dello spettacolo l'anno prossimo anche la Dorna ha bandito le ombrelline. Esatto, quindi l'anno prossimo non ci saranno più le ombrelline. E noi ve le portiamo noi qui nei monitor che abbiamo dietro, che non vogliamo abbandonarle. Comunque mia mamma ha visto il Gran Premio di Formula 1 e si è divertita. Assolutamente divertente, quello questo... sicuro. Manuel, che aria si è respirato là? Perché questa tensione, no? Che poi alla fine, quello che mi dispiace è che le persone di Ducati, i vertici di Ducati in pista non fanno nulla per non portarci, no? In quell'argomento lì, sono quasi forse più loro che stanno evidentemente così alimentando quello che è il dubbio di una gran parte dei tifosi, degli appassionati, perché è vero che c'è chi dice, e noi diciamo che è giusto che lo facciano, però ogni volta, ogni dopo gara o anche durante la gara, come sono viste le camminate, noi qui parlava Kanz, ci danno motivo di chiederci, beh, ma cosa sta succedendo? Bastianini in gara ne aveva di più, non poteva vincere, era giusto che non vincesse, però fammi capire anche te, che fai il giornalista, lo fai in una maniera meravigliosa come pochissimi altri, sei spagnolo, per cui magari sei un filo meno coinvolto di noi italiani, però dimmi cosa ne pensi di questa situazione e perché fanno così? Sì, no, io credo che... quelli che stavano lì, e chiaramente si separa due cose, no? Una, la gara che è stata una gara bella, con tre piloti che hanno fatto un bellissimo show, che hanno fatto un passo avanti, che hanno dimostrato che sono veramente cattivi. E dopo quello che fa la Ducati, il problema della Ducati non è quello che fa, è come lo fa. Il come è ridicolo, sinceramente. Io non trovo un'altra parola per descrivere quello che stanno facendo, che tutti noi, credo che, come si dice, intendiamo, no? Capiamo, sì, capiamo. Capiamo, tutti capiamo, ma le forme, il come è veramente ridicolo. È ridicolo. Questo credo che tutti stiamo d'accordo, tutti stavamo d'accordo in sala stampa di Sepang. Dopo la gara è stata una bella gara, non sto d'accordo con te, Franco, è stata una gara per purista, sabes, per purista. Vedere un Quartararo che ha fatto, lui ha fatto de Marc Márquez in questa gara, per me, ha fatto esattamente lo che faria Marc Márquez. E dopo io le darei un cum laude questa volta a Pecco Bagnaia, perché lui poteva tranquillamente finire secondo, ma lui ha voluto dare un passo avanti. È vero campione, questo io lo applaudo totalmente. E dopo che sta questa, sempre questa interrogante di Bastianini, era capace di vincere o non vincere? Questo sempre starà, la risposta adesso non lo sappiamo.
Ok, Canz, mi spieghi perché, ah scusami Patrizio, arrivo Canz, arrivo subito. No, vi dico la verità, io sono rimasto veramente un po' stordito, come dice Emmanuel, su quel balletto che c'è stato per andare al muretto dei box, anche perché francamente è completamente inutile, cioè voglio dire, in quelle condizioni, in quella squadra dove non ci sono radio coi piloti, dove, sì c'è il coso sulla strumentazione, sì. Ma è difficilmente, ci sono solo i cartelli eventualmente, allora o lo decidi prima o la smetti di fare una scena di questo genere, cioè veramente ridicoli, ma non solo, sembravano quelli veramente dilettanti allo sbaraglio, ma per me questo è drammatico, okay. Questo vuol dire che tutto ciò non è mai stato discusso prima con Bastianini eccetera eccetera, con gli altri. Stato discusso sì, prima. No, ma nel senso è stato sicuramente discusso, ma discusso male, cioè voglio dire, non hanno trovato una soluzione per fare veramente un gioco di squadra, e questo per me è sbagliato. Ok, Canz, mi spieghi perché quando hai detto appestato, io non ho capito quando sì, hai detto... Sì, allora, innanzitutto volevo dire una cosa, secondo me Bastianini ha cercato di vincere, poi a un certo punto, all'ultimo giro, non ci ha provato con la convinzione massima, perché sarebbe stato troppo rischioso. Allora, al di là delle indicazioni che arrivano prima, e non sono d'accordo con Patrizio che non si siano parlati prima, diciamo che forse sono fumosi, nel senso che raccomandano di non fare stronzate, diciamo in francese. Ma secondo voi un pilota rischia di più o di meno se ha davanti il compagno di squadra o no? Secondo me il rischio è lo stesso. Certo, siccome è persona di buon senso, si rende conto che quello lì davanti, Bastianini si rende conto che quello lì davanti è comunque in lizza per il mondiale, si rende conto che se per un caso dovesse creare il patatrac sarebbe non fucilato, licenziato prima e poi fucilato, insomma alla fine un minimo di condizionamento l'ha avuto per questo ultimo attacco. E poi parliamo, alla stronzata qual è? Il cartello con su scritto esposto da Michele Masini, cioè il team manager del team Gresini, con su scritto Bagnaia, cartello per Bastianini. Mancavano 8 giri, c'è scritto 8, P1, position 1, e dietro Bagnaia. Che cosa vuol dire? Allora Tardozzi, che ripeto, rispetto perché ci mette sempre il faccione, e spiega, non si tira indietro, ha però tirato fuori una cosa da arrotolarsi dal ridere, perché ha detto, ma come, è normale, noi sempre, tutte le squadre mettono fuori la tabella indicando al pilota il pilota che lo segue. Allora secondo voi noi siamo cretini, e per noi intendo il primo cretino sarebbe Bastianini, che non sa che dietro a Bagnaia, no? Pensava che ci fosse Heywood o Kevin Schwantz, non lo so, chi doveva pensare che c'è bisogno di metterglielo fuori? La verità è che quel Bagnaia messo fuori voleva dire attenzione, ti ricordiamo che devi essere prudente, e quindi è l'equivalente della strategia aziendale, quella che io chiamo strategia aziendale. In più il buon Tardozzi ha detto se avessimo voluto dare una disposizione gli avremmo messo P2, position 2, sul dashboard. Allora tu mi devi spiegare come la Ducati va a dare, impone un ordine a una squadra dalla quale riceve circa 3 milioni all'anno per correre, perché gli paga il noleggio, il leasing delle moto. Cioè sarebbe stato ancora peggio, ancora di più una figuraccia. Diciamo che Tardozzi questa volta ci ha messo il faccione, d'accordo, ma avrebbe potuto dire semplicemente era un ricordare a Bastianini, quella scritta Bagnaia, era un ricordare a Bastianini di non fare delle fesserie. E okay, poi a fare anche il paragone con quanto è successo nel 2016 fra Iannone e Dovizioso, lo trovo assolutamente offensivo, erano situazioni completamente diverse, erano piloti completamente diversi. Ok, ho visto che tutti vogliono intervenire, giustamente fatemi dare la linea a Pasquale, così torniamo e a Serenella che è in regia Lecco, e poi torniamo e sentiamo tutti. Un minuto e siamo da voi. Les filles, les garçons, les garçons et les filles, c'est fait pour vivre ensemble. C'est normal. Pour qu'ils soient d'accord, rien d'anormal. Rompi
il ghiaccio con Vividens Elite 100% xilitolo. Vividens, vivi fresh al 100%. Le grandi occasioni Fassina. Fiat Tipo Station Wagon Business DCT 1006 Multijet 120 cavalli, vettura con soli 75.000 km all'attivo, sensori parcheggio Bluetooth, vernice extra serie, navigatore a 7 pollici, fendi nebbia, smartphone mirroring, garanzia 12 mesi, 16.900 euro. Per la tua auto scegli Fassina. Vieni a scoprire in JB Cars nuova Discovery Sport, disponibile nelle motorizzazioni diesel ibrido, benzina ibrido e anche plug-in, con 50 km di autonomia totalmente elettrica. Vi aspettiamo in JB Cars a Monza. Ciao da Paolo e da Motor Times. È finalmente arrivato l'autunno e, come potete vedere, un autunno ancora molto caldo. E soprattutto la buona notizia è che abbiamo finalmente delle moto in pronta consegna nuove, quindi tutta la gamma Yamaha che vi aspetta. Abbiamo un vasto assortimento multimarche di usato nella sede di Saronno e abbiamo i tecnici specializzati che vi aspettano per farvi scoprire le offerte che ci sono sulla manutenzione, sul cambio gomme, su tutto quello che bisogna fare per utilizzare la vostra moto, il vostro scooter, anche in questa stagione. Grazie, vi aspetto, ciao! Ciao ragazzi, sono Giovanni, Carburatori Bergamo. Da 40 anni che rettifichiamo questi carburatori, queste macchine, e continuiamo a farlo. Se avete bisogno di qualcosa, rivolgetevi ai numeri qua sotto. Grazie a tutti. Milano, autunno 2022. Vi hanno bloccato il diesel Euro 5. In questo momento avete difficoltà ad andare a lavorare? Ecco la soluzione. SH125. Guidabile con patente B, finanziabile senza interessi in 36 mesi, moto assolutamente sicura e adatta a tutti. Vi aspettiamo in MotoStar. Ruggero Moto, da sempre leader nell'assistenza per la tua moto, e concessionario Moto Morini, dopo il grande successo di Xscape, ti presenta le nuove 6,5 nelle due declinazioni, STR Naked e SCR Scrambler. Prenota subito il tuo test ride da Ruggero Moto e parti a cavallo di un mito. Les filles, les garçons, les garçons et les filles, c'est fait pour vivre ensemble. C'est normal, pourvu qu'ils soient d'accord, rien d'anormal. Rompi il ghiaccio con Vividens Elite 100% xilitolo. Vividens, vivi fresh al 100%. Ben ritrovati amici di Paddock. Allora, devo volare perché stasera il tempo è veramente tiranno. Ho visto il dito di Manuel, poi torno qua in studio da voi. Manuel, sulle parole di Canz, ho visto che prima... Sì, no, io volevo dire che si Tardozzi voleva essere divertente con questa declarazione assurda. Quello che ha fatto è qualcosa di molto diverso, no? Il ruolo che ha fatto è molto diverso che quello che è divertente. Questa risposta che lui ha dato, per quello è meglio stare zitto. E che consigue la Ducati con tutto questo teatro, no? Teatro è svalutare completamente il titolo che probabilmente farà Pecco Bagnaia. Sono loro stessi che con tutta questa storia, tutti questi... Io lo chiamo teatro, stanno svalutando un logro molto importante per la Ducati, per Pecco Bagnaia, è molto meritato. Insisto, stanno svalutando un logro molto meritato. Chiaro, vai. Volevo sempre per rispondere a Canza. Guardate che secondo me, mi sembra di capire, abbiamo saputo eccetera eccetera, che ormai quello che fa Tardozzo, che fa la direzione, chiamiamola così, della aziendale della Ducati da un po' di Gran Premio a sta parte, è sempre quella di andare da Bastianini e da tutti gli altri e dire: ragazzi, non rompiamo le palle al signor Bagnaia. Allora, cioè, voglio dire, allora, o tu agisci in un altro modo e fai una riunione seria e metti dei paletti precisi, perché sono d'accordo che la squadra è privata e quindi come tale paga, ma è un'altra squadra e fino a prova contraria anche l'altra squadra ha i suoi impegni, no? E gli stessi piloti, tra parentesi, fai il contratto tu Ducati al pilota e gli dai dei premi, che se arriva terzo ha un premio, se arriva secondo ne ha un altro, cioè, vuol dire, ma questa è una questione, quindi, cioè, io penso che Pernati, il fatto che adesso esatto. Lì sia dietro di un punto, esatto, se non esatto. Ha più al terzo posto perde dei soldi, perde dei soldi, quindi, ma voglio dire, ma è normale, esatto. Che voglio Giulio dire. E Paolo, è normale.
male che si vada alla verità, perché sennò è inutile stare a discutere, eh? C'è solo degli angeli sennò. I contratti, come dice Carlo spesso, Carletto Pernat, si possono comunque ridiscutere. Cioè, quello che mi colpisce è, parlando dell'aspetto, diciamo, esterno alla pista, è che in Ducati arrivino sempre la domenica con una grandissima agitazione. Cioè, la domenica non dovrebbe succedere niente. Io mi sono messo davanti alla televisione dando erroneamente per scontato che Bastianini non avrebbe dato nessun fastidio a Bagnaia e che Bagnaia avrebbe fatto la migliore gara possibile. Quando poi ho visto, come diceva Manuel, che la gara di Bagnaia era davvero una gara molto consistente, mi sono ulteriormente rassicurato su come sarebbero andate le cose. Poi la realtà è stata diversa. Evidentemente in Ducati, nonostante, immagino che durante tutto il weekend, anche perché quattro gare che si parla di giochi di squadra, era troppo presto prima, e la gara giusta era questa. Non serviranno più neanche a Valencia. Valencia, che gioco di squadra c'è da fare? Nessuno. La gara clou era questa. Se arrivi a questa gara che non sei sicuro, come dice Canzano, devi esporre il cartello Bagnaia perché sono in due in tutta Sepang, gli altri sono dietro, eccetera, per dirgli chi è quello lì vestito di rosso davanti che vede da tutto il campionato, e vuol dire che c'è qualcosa che non sta funzionando per niente bene. In tutto questo mi incuriosisce, purtroppo non saprei cosa pensa Bastianini, perché Bastianini ha fatto una gara fino al decimo passaggio regolare, attaccato come un vagoncino al suo futuro compagno di squadra, poi lo ha passato, è stato davanti tre giri. Nei tre giri in cui lo ha preceduto, il T3 di Bastianini è nettamente peggiorato. È andato più piano, ma avvertibilmente, di più di tre decimi in quel solo settore. A quel punto Bagnaia gli è tornato sotto, l'ha pressato. Però c'era stato il cartello, l'ha ripassato. Il cartello c'era stato. L'ha ripassato, e il T3 di Bastianini non è più tornato sui tempi precedenti. Quindi può essere qualsiasi cosa. La mia idea personale, che vale un millesimo di euro, è che abbia avuto un calo di gomme Bastianini, che non gli ha permesso, come lui pensava, di andare davanti e prendere un po' di margine. A quel punto non sapremo mai se per vincere o se per chiudere il gas platealmente sul rettilineo che precede il traguardo nell'ultimo giro. E si è trovato davanti, si è trovato nella condizione di fare gli stessi tempi di prima o anzi qualcosina peggio, e a quel punto non ha potuto fare di meglio che rimettersi dietro. Fossi stato nei panni di Bastianini, e ovviamente sarei felicissimo di esserci, però è una manovra che avrei azzardato se avessi avuto molte più sicurezze su quella che era la mia potenzialità, però, Giulio, in però gara. La variabile è il cartello, eh? Comunque il cartello c'è stato quando lui è andato davanti. Io non so quanto è inciso, no, sicuramente quello dici tu. Secondo me il cartello a quel punto diventa un grandissimo indicatore dell'insicurezza della dirigenza Ducati, certo, ma non un cartello che può condizionare il pilota. Mi spiego meglio. Dato che ritengo, sarebbe folle se no, che ne abbiano parlato a sfinimento da quattro gare a oggi, mettere quel cartello, ripeto, secondo me ha rassicurato più Tardozzi, Dall'Igna, Ciabatti che qualunque altra cosa potesse succedere, perché se Bastianini aveva idea di vincere, non credo che sia stato il cartello a ricordargli urca, scusate che questa era la gara, mi ero dimenticato di non doverla vincere, né che abbia influito in altri modi. Cioè, secondo me, ripeto, è stata una manifestazione di debolezza, tra l'altro in mondovisione, come lo era stata la passeggiata di Tardozzi verso il muretto di Gresini. Okay. La penso così. Arrivo Manu, arrivo. Vai Paolo. Secondo me invece, Giulio, io sono convinto che fino a quel momento Bastianini era convinto che fosse Miller. Questo giustificherebbe una serie di accadimenti. Quindi, in effetti. E così potrebbe stare. Però la cosa ben peggiore, secondo me, è che se tu ci pensi, io sono meno professionista di tutti e vedo
quello che ha fatto questa cosa, il rumore, insomma i media, i giornalisti, i social, tutti che ne parlano, no? Però la cosa peggiore è che non è voluta, perché se fosse voluta almeno ci sarebbe un lo facciamo in nome, sembrava un teatrino alla Grande Fratello, sì, cioè, sì, qualcosa di quello, fuori posto, uno esce, entra, va. Io ho detto ma stiamo, mani davanti, ma no, ma dico, sì, ma fanno apposta, cioè sembrava, fanno apposta, io dico fanno apposta, e invece no, e per me questa, sì, è grave, cioè, perché dovrebbero farlo invece apposta, perché allora avrebbe senso, perché comunque in media si parla di Ducati di qui, in MotoGP si parla di Ducati anche di là, perché anche di là c'è tanta polemica in Superbike, sì, quindi, sì, voglio dire, ma okay, non è voluto. Ok, no, una parola sola su questa cosa, sì, perdonami. Fanno un'impresa strabiliante, portano il mondiale in Italia con un pilota italiano e, come diceva Manuel, lo stanno svalutando in tutti i modi. Questa è una cosa fin dolorosa da vedere. Ok, posso dirvi, Kanz e Manuel, arrivo? Sì, intanto poi vado da Manuel, vi lancio anche questa cosa qua. Il problema vero potrebbe essere che la direzione Ducati ha capito che evidentemente Bagnaia, perché altrimenti non me lo spiego, non è così superiore agli altri. Cioè, se ci fosse un pilota come Marquez o come Valentino o come lo Stoner, il problema non si porrebbe, perché sai che quello lì è quello che va dentro e li mette in riga tutti. Il problema, secondo me, è nato quando si evidentemente sono resi conto che non va decisamente più forte dei compagni di marca, secondo me. Però chiedo a voi, Manu, vai col dito e poi Kanz. No, io non so se si è visto la TV, la TV italiana in Sky, in la conferenza di stampa dopo gara, io le ho chiesto a Enea sul cartello. Io le ho detto, Enea, come hai interpretato vedere Bagnaia sul cartello? E lui è stato chiarissimo. Lui ha detto, io l'ho interpretato come un ricordatorio per me che Bagnaia si stava giocando il titolo. Era, o sea, è chiarissimo, però è che non so che stiamo discutendo qui, perché è tutto così, certo, chiarissimo. Certo. No? Ma è chiarissimo, per me era chiarissimo, anche se non lo dichiarava Bagnaia, Bastianini. È chiarissimo, sì, tutto quanto, invece rispondendo alla domanda, alla provocazione di Bob, se Bagnaia si siano resi conto che Bagnaia forse non era il più forte dei piloti Ducati. Ma io direi che Bagnaia è fortissimo, ma ridico la cosa che ho detto la settimana scorsa. Bastianini, rispetto a Bagnaia, ha qualcosa in più che a Napoli chiamano la cazzimma. Cioè, Bagnaia è perfetto in tutto ed è bravissimo. E diciamo che Bastianini ha quel pizzico di ignoranza, ignorantezza, come dicono, in più, di pilota un po' più ruspante, diciamo, meno delicato rispetto a Bagnaia. È quello che in questo momento mi sembra faccia la differenza. Certo, all'inizio della stagione, ma portiamoci a una settimana prima del Qatar, tutti quanti avremmo scommesso su una vittoria facile, si dice facile, non è mai corretto, comunque non così problematica, di Bagnaia, che aveva dominato tutta la finale di stagione con una moto che ormai doveva conoscere, anche se era una moto diversa, in effetti gli ha creato qualche problema. Di Bastianini avevamo detto, ah sì, certo, è una promessa, ha fatto molto bene nell'anno dell'esordio, quest'anno poi ha anche una moto buona, è la moto, esattamente la moto di Bagnaia, con la quale Bagnaia l'anno scorso ha vinto 4 delle ultime 6 gare, quindi farà bene. Ma farà bene a vincere subito? Non se l'aspettava nessuno. E ve lo dico sinceramente, so che neanche Bastianini si aspettava di vincere. È stato un colpo di una sorpresa. Tanto è vero che poi quando Ducati ha giustamente dato subito il rinnovo del contratto a Bagnaia per togliergli pressione, però per il secondo pilota c'erano, diciamo nominalmente, 3 piloti in lizza, in realtà erano 2, i 3 in lizza, Miller per modo di dire era in lizza, e poi c'erano Bastianini e Martin. Ma loro avevano già puntato su Martin, ok? Dimmi, chiedo anche a Manuel se sto azzardando una cosa sbagliata. Poi però Bastianini li ha messi in crisi, tanto è vero che l'annuncio del secondo pilota doveva venire al Mugello e poi l'hanno rinviato di una gara, poi di 2 gare, e alla fine ancora un po' finiva il mondiale.
ma è stato Bastianini a metterli in crisi e a mettere in crisi anche con questa decisione, mettere in crisi anche Martin, perché Martin così nervoso, così sbagliato o esagerato delle ultime gare è frutto della sua delusione dichiarata, perché ha detto la Ducati mi aveva promesso, in realtà la Ducati forse non gli aveva promesso, lo aveva coinvolto nel numero dei selezionabili o selezionati anzi, e alla fine però a furor di risultati la Ducati ha dovuto prendere Bastianini e stravolgere quello che era il programma originario. Che poi Bastianini si stia dimostrando forse troppo insidioso per Bagnaia, beh, meno male che Bagnaia ha vinto 7 gare, ha fatto tanti altri podi e merita assolutamente questo titolo mondiale. Poi però possiamo già parlare del 2023, che non sarà facile. Infatti nell'ultimo blocco, se siete d'accordo, la linea della regia, l'ultimo blocco lo dedicherei a quello, perché a questo punto focus sul 2023, che squadra sarà quella che ad alta voce anche i commentatori della TV italiana hanno detto ce li abbiamo noi questi due qua. Ho capito, ma saranno solo rose o saranno anche le spine, no? Che porta il gambo della rosa. Torniamo subito, un minuto. Les garçons et les filles, c'est fait pour vivre ensemble. C'est normal, pourvu qu'ils soient d'accord, rien d'anormal. Rompi il ghiaccio con Vividence Elite 100% xilitolo. Vividence, vivi fresh al 100%. Le grandi occasioni Fassina. Audi A3 Sportback 35 TFSI con il 1500 benzina da 150 cavalli, a 17.000 km all'attivo, clima automatico, i sensori luci e pioggia, vernice extra serie, cerchi in lega, Bluetooth, cruise control, sedili anteriori riscaldabili, radio touch. Il prezzo 29.900 euro. Per la tua auto scegli Fassina. Vi aspettiamo in JB Cars per scoprire e provare su strada la nuova Range Rover Velar, disponibile in motorizzazioni benzina ibrido, diesel ibrido oppure plug-in con un'autonomia solamente elettrica di 50 km. Vi aspettiamo in JB Cars. Ciao ragazzi, sono Stefano di Ducati Monza, vi aspetto in Viale Sicilia 102. Potete trovare il nostro store dove abbiamo tutte le moto Ducati, ovviamente nuove e usate in esposizione, e vi aspetto anche per portare la vostra moto in officina, quindi qualsiasi cosa siamo a vostra disposizione. Ciao ragazzi, Marino Carburatori Bergamo, da 40 anni a vostra disposizione per ogni tipo di esigenza sulla vostra vettura. Banchi prova potenza, ottimizzazione, autodiagnosi, qualsiasi cosa sapete dove trovarci, nei numeri sovraimpressioni. Ciao a tutti! Benvenuti nel villaggio delle due ruote di Pogliani. Qui trovate moto, scooter, nuovo, usato, abbigliamento, ricambi, officine, praticamente trovate tutto. Consiglio di visitare il sito www.pogliani.com. Ci trovate in Viale Casiraghi 427 a Sesto San Giovanni. Ciao! Les filles, les garçons et les filles, c'est fait pour vivre ensemble. C'est normal, pourvu qu'ils soient d'accord, rien d'anormal. Rompi il ghiaccio con Vividence Elite 100% xilitolo. Vividence, vivi fresh al 100%. Mamma mia, mi hanno appena comunicato quei due carognoni di Filippo e Pasquale, Serenella è bravissima, che abbiamo 5 minuti e 40 alla chiusura, alla sigla. Abbiamo pochissimo tempo perché è volato, ragazzi, siamo andati un filo lunghi. Manuel, ma hai girato, non so se è, come dite voi, un cacciondeo, uno scherzo o se è reale? Non so neanche se reale, si può leggere. È reale. È reale, lo posso leggere o no, Manuel? Mi devi autorizzare? Claro. Allora, c'è uno scambio di messaggi. Cos'è? Tweet? Cos'è che è? Un Facebook? Cos'è? Twitter? Sì, Twitter. Twitter tra Repsol Honda Team e il team Gresini, con il team Repsol, non lo leggo in inglese, lo leggo in italiano. Ci siamo appena svegliati, ci siamo ricordati che manca solo una gara, sottinteso alla fine del campionato. Gresini Racing dice: dovreste essere felici che la stagione finisca, no? Perché Repsol, insomma, è stata la delusione disastrosa di questo campionato. Al che il team Repsol risponde al team Gresini:
Quali sono i vostri ordini per la domenica? Quali sono gli ordini per la vostra domenica? No, per cui facendo un chiaro riferimento a quelli che sono strategie aziendali, come la definite Kanz, per cui si beccano un po', dai, simpaticamente, ma si beccano. Che 2023 sarà? Dovete volare, ragazzi, allora, ma voglio sentirvi. Praticamente Repsol ha rinnovato con HRC a tutto il 24. Questa mi sembra una bella notizia per la consistenza di tutto il nostro giocattolo, e io credo che l'anno prossimo On The Markets saranno protagonisti. Credo che anche la Yamaha lavori per Quartararo, quindi non sarà un discorso solo Ducati. E nel team rosso, perché ci siamo lasciati dicendo nel cosa team sarà rosso, Bagnaia Bastianini. Il discorso è più spinoso. Io credo che sarà determinante vedere se quella cazzimma, quella sfrontatezza di Bastianini di cui parla Canzano sopravviverà all'atmosfera del team rosso. Abbiamo visto tritare tantissimi piloti dalla Ducati storia, ufficiale, certo. Quindi quel passaggio lì Bagnaia l'ha già fatto, ha sofferto moltissimo a inizio stagione, forse sta ancora soffrendo, ma lo riesce a governare. Bastianini bisognerà vedere come reagisce, potenzialmente un dream team, vedremo come sarà poi nei fatti, con una dirigenza che già adesso li gestisce sì e no. Fuochi d'artificio, quello ragazzi. Sicuro. Secondo me, secondo sicuro. Me saranno fuochi d'artificio, perché con la dirigenza che c'è, voglio proprio vedere come vanno ma a gestire. Ma secondo me, con la cattiveria che Bastianini ha ma vanno a gestire questi gare. Due galli in un pollaio. Ok, Paolo, ti dico solo questo. Sono convinto che invece l'anno prossimo le tre punte saranno Marquez, Honda, come ha detto Giulio, Quartararo, Yamaha e Jorge Martin con la Ducati, perché partirà per una nuova sfida che sarà quella di mettere indietro il furgone rosso. Questo è quello poco sicuro. Ma sicuro. Io sono d'accordo con te, però... E poi Bastianini va in un altro team, non ha più le persone che ha adesso e secondo me faticherà davvero. Ok, quindi... bella, mi piace la lettura. Si è messo in luce anche Bezzecchi, ragazzi. Non no, no, non va per niente piano. Il fatto che non va per niente piano. Esatto, Manuele Kanzer. Quando ha parlato Giulio stava convinto con Giulio, 100% d'accordo, ma ha parlato Paolo e ha cambiato d'idea, alla fine in casa Ducati sarà un casino, però io credo che conoscendo a Gigi Dalligna lui partirà di zero con i due piloti, partirà di zero perché Dalligna basicamente vuole risultati, ma è verissimo lo che ha detto Paolo, che Enea avrà un team nuovo, tendrà vicino a Davide Tardozzi, che non è facile da gestire, e vediamo. E dopo un'altra cosa di Marc Márquez, lui sta mandando come segnali, no? Segnali, certo, sì. Segnali che sta assolutamente pronto per la guerra. Lui, possiamo parlare in un'altra puntata, sta mandando... E questo fin di settimana ha mandato tre segnali chiarissimi. Lui adesso non si preoccupa più di se stesso, sino sta cominciando a più mandare sì. Segnali agli avversari, clarissimamente. Assolutamente sì. E posso dirvi, Emanuele lo saprà sicuramente come Kanz e gli altri amici, Giulio, che Honda arriverà a Valencia per i test con una valanga di roba da fargli provare. Cioè Honda sta rispondendo alla chiamata di cui parlava Emanuele poco sopra. Kanz, a chiudere. Ciascuno degli amici che ha parlato ha espresso un punto interessante, importante e vero. Aggiungo io che è meglio avere due piloti molto forti, intendiamoci, per fare un paragone, un confronto automobilistico, non sono né Bagnaia né Bastianini, non sono ancora i Prost Senna della situazione, i Lauda Prost o i Prost Mansell, ma non sono forse neanche, anzi non sono neanche la Yamaha del 2009, cioè Valentino Rossi e Jorge Lorenzo. Però il vero problema, oltre alla gestione interna, alla convivenza, eccetera, eccetera, si chiamano Marquez, Honda, Quartararo, Yamaha. Punto e a capo. Giustissimo, giustissima chiusura. Ragazzi, è una meraviglia ascoltarvi, il tempo mi è volato tra le mani, per cui non posso far altro che salutarvi. Grazie Emanuela, grazie a Canzano, Carlo, grazie a Giulio Ranghieri, grazie a Patrizio Cantù, grazie a Paolo Vino. La linea va ringraziandoli a Pasquale, Filippo e Serenella in regia. Linea a Serenella, perché dopo la sigla ci sarà il telegiornale. Ci vediamo settimana prossima. Grazie ragazzi, grazie mille per essere ciao, stati con adios, noi. Adios. A tutti. Sì, sì.